Buonasera e grazie per la partecipazione. Anche se è stata una soluzione alternativa richiesta all'ultimo momento, perché tutti quanti sapete bene che il liceo classico Mauro Rigo non avremmo dovuto svolgere questa manifestazione, è stato occupato questa mattina dagli alunni, motivo per cui abbiamo dovuto trovare una soluzione alternativa che prontamente abbiamo trovato nell'istituto Antonello, dove, come ben sapete, abbiamo alla sede la nostra associazione, Associazione Dirigenti Scolastici e Territorio. A tal proposito vi voglio portare il saluto sia della preside Crie Leison, la quale preside del liceo Mauro Rigo, la quale non ha potuto essere presente per altri impegni scolastici, e della preside Maria Muscherà, la preside dell'istituto Antonello, che è stata sempre presente alle nostre manifestazioni, ma questa sera è impegnata a Roma. Ci siamo visti stamattina verso le 12, stava per partire da Roma e quindi non ha potuto essere presente con noi. Questa è la prima attività che l'Associazione Dirigenti Scolastici svolge assieme all'Associazione Culturale Mauro Rigo, e mi sembra che è anche giusto, perché è una coppiata ottimale questa, ritengo, in quanto tutte e due le associazioni rodeano nell'orbita scolastica e quindi tutte e due siamo interessati ad iniziative di natura culturale, e come tale abbiamo sposato assieme questa iniziativa che vede Dario Morelli protagonista e autore del libro Il Dio creò i media, del quale tra poco ci parlerà. Dicevo, è la prima manifestazione che facciamo assieme e abbiamo intenzione di farne ancora. In merito saprò essere più preciso al termine quando ci saluteremo. Dario Morelli, io ho poco da dire, anche se Dario Morelli lo conosco per riflesso da tanti e tanti anni. Ho avuto modo di averlo in un viaggio con me assieme alla mamma Maria Antonietta Mauceri tanti anni fa, quando ancora aveva più o meno 14 anni, e ci siamo recati, se ricordo bene, ad Amsterdam, ricordo bene, no? A Praga. E ormai sapete, la menzione fa tutti scherzi e la memoria lascia un pochettino a desiderare. Io ormai sono a tutti gli effetti impensionati. Ma già fin da allora sono stato colpito dall'ecletismo di questo ragazzino, perché allora era ancora ragazzino, ma spaziava con interessi culturali a 360 gradi, interessandosi di ogni e qualunque cosa. Poi ho avuto modo di conoscerlo, di sentirlo telefonicamente quando telefonava a casa per cercare la collega Antonietta Mauceri, e mi rispondeva sempre con cordialità. I rapporti sono stati soprattutto telefonici, non abbiamo avuto modo di incontrarci personalmente, tranne attraverso il libro che lui ha scritto, che ho avuto modo di leggere quasi tutto d'un fiato, che è molto molto interessante. A tal proposito poi ho avuto modo di visitare anche un sito dove Dario rilasciava un'intervista, e è stato molto entusiasmante sentirlo parlare di questo suo libro, della problematica dei media, della problematica legata fra i media e la religione, e sono certo che stasera ci dirà tante e tante altre cose importanti. La serata potrebbe anche essere un tantino lunga, motivo per cui io non intendo dilungarmi. Desidero però ringraziare qualcuno fra i presenti, come il giornalista Sergio Di Giacomo, che è sempre presente alle nostre manifestazioni, e il presidente dell'associazione Antonello D'Alessina, con la quale la nostra associazione ha iniziato il suo iter nell'ambito della Messina culturale. Un saluto va anche al delegato provinciale Coni, il collega Aldo Violato, che ci onora questa sera della sua presenza, ha lasciato gli impegni che lo collegano al mondo dello sport per essere vicino a noi. E un saluto va, ovviamente non li voglio citare tutti, a tutti i colleghi presenti, a tutti i soci fondatori di Adset, a quanti di voi hanno partecipato già in passato, stanno partecipando stasera e continueranno a partecipare alle nostre manifestazioni. Al termine vi dirò anche le novità che abbiamo in cantiere e spero di vedervi numerosi, così come siete stasera, nonostante l'inconveniente che ci ha portati all'ultimo momento a cambiare sede, possiamo ritenerci soddisfatti, perché l'aula magna dell'Istituto Antonello, molto capiente, è quasi completamente piena. E lascio la parola a Nino Grasso, che ringrazio in qualità di presidente dell'Associazione Mauro Rigo per avere assieme a noi intrapreso questo percorso culturale assieme, che ci condurrà ancora nel futuro attraverso molte molte altre esperienze culturali. Grazie per la vostra partecipazione. Grazie, buonasera a tutti, io mi associo ai saluti del preside Miceli,
E iniziamo il nostro incontro. Certo, sarebbe stato bello se noi avessimo avuto l'opportunità di svolgere l'incontro a Nuovo Rimo, non perché l'Antonello non sia una sede degna, ma nel senso che il nostro autore è un ex allievo del Nuovo Rimo, quindi lui ci teneva che fosse stato presentato il suo libro proprio al liceo. Ma sai, i tuoi compagni, diciamo così, ti hanno combinato appunto scherzo. Detto questo, io devo ringraziare in particolare non soltanto lui e la famiglia, ma in particolare anche la professoressa Palatri e la professoressa Presatulli, le quali quando sono state contattate hanno espresso tutto il loro entusiasmo per presentare il lavoro di Dario Morelli. Dario Morelli ha frequentato il liceo Mauro Rico e si è maturato nella sessione unica dell'anno scolastico 2004, sbaglio? No. Ho il ricordo di uno studente serio e consapevole. Scusatemi se dico queste cose, ma mi corre l'obbligo di doverle dire perché mi sento e penso che corrispondono alla realtà. Ho il ricordo di uno studente serio e consapevole del ruolo che svolgeva all'interno della comunità, dove contribuiva con le sue riflessioni e i suoi comportamenti costruttivi al buon andamento della scuola. La sua partecipazione fu fattiva anche nella direzione del giornale d'istituto Il Coinè. Un modo altro per fare in fondo formazione e un luogo di libertà espressiva e di pensiero degli studenti, perché il Coinè è immagino ancora degli studenti, cioè è un giornale in cui loro esprimevano e penso continuano ad esprimere tutto il loro pensiero in piena libertà, senza che ci siano direzioni o orientamenti da parte del collegio docenti o da delegati del collegio docenti. Certo, i punti di riferimento qual erano? Quelli di del rispetto nei confronti delle persone, del rispetto nei confronti delle istituzioni. Perché il momento in cui qualcuno andava oltre si permetteva o insulti o polemiche che erano piuttosto pesanti, ovviamente si interveniva, ma altrimenti era un luogo deputato alla libertà di espressione degli studenti, e mi auguro che sia ancora così. Dalla ricerca bibliografica ho tratto elementi probanti per completare le notizie relative alla sua esperienza fuori dal mondo scolastico e ho ricavato la certezza che il suo modus agendi e il suo stile non sono affatto cambiati, sono sempre gli stessi di quando era a scuola. Studente serio, attento e profittevole allora, professionista responsabile, studioso, acuto e penetrante delle dinamiche sociali del settore della comunicazione oggi. Dopo essersi laureato, ha vinto un dottorato di ricerca in diritto ecclesiastico e canonico presso l'Università di Milano. Ha lavorato nel campo dell'editoria come lettore e traduttore. È associato di uno studio legale internazionale, si occupa di diritto dei media, TV, pubblicità, eccetera. È pubblicista, in particolare si interessa di pluralismo religioso in radio e TV. Molti dei suoi articoli e ricerche sono oggetto di pubblicazioni sui principali giornali, anche in edizione online, e vertono sui social network e i nuovi media. In particolare le sue riflessioni si soffermano sulle nuove modalità di comunicare, di fare pubblicità e specificatamente sui rapporti tra religione e media e su come si attua la strumentalizzazione del sentimento religioso a fini commerciali. L'altro elemento di riflessione poggia sull'adattamento dello strumento della comunicazione al target, cioè al destinatario di riferimento del messaggio, così come spesso, e noi ce ne accorgiamo, si verifica nella comunicazione politica, resa adattabile a seconda dei soggetti ai quali è rivolta. Il libro che stasera viene presentato si iscrive nello specifico campo di interesse del sentimento religioso e di come viene strumentalizzato,
Il saggio è stato ed è oggetto di recensioni autorevoli, tra cui quella apparsa sulla rivista Civiltà Cattolica, che è l'organo di stampa dei Gesuiti. Questa sera saranno due ex docenti del liceo Monolico, la professoressa Pina Dalarri, insegnante di italiano e latino, collaboratrice della pagina letteraria della Gazzetta del Sud, e la professoressa Teresa Pisarulli, insegnante di latino e greco, che ha svolto anche l'incarico di collaboratore della presidenza e che ha avuto il piacere di avere Dario come alunno al liceo. Do a questo punto la parola alla professoressa Pisarulli. Grazie. Buonasera, desidero anch'io porgere saluto a tutti voi e ringraziarvi per essere qui ad assistere a questa presentazione del libro di Dario. Lascio poi alla collega la possibilità di parlare del libro. Io invece vorrei parlare di Dario. Chi sia oggi, l'abbiamo sentito dal presidente Grasso, basta leggere anche le note introduttive, abbiamo visto tutto quello che ha fatto, quello che è diventato, e veramente ci riempie di orgoglio. Ma io, a me piace soffermarmi in questo momento sul fatto che Dario è un ex alunno del Monolico. Si è formato in quella famiglia e siccome Mauro Liciani si è in eterno per sempre e le radici quando sono molto profonde non si spezzano facilmente, è un onore, un piacere vederlo ritornare e desiderare di presentare il suo libro nel suo liceo. Non è stato possibile, vabbè, causa di forza maggiore. Questa è una sede altrettanto ragguardevole. A questo proposito ringrazio anch'io la preside, la professoressa Muschierà, della sua cortese disponibilità, veramente. Veramente mi inorgoglisce anche pensare una cosa, che forse una millesima parte di quello che è diventato potrebbe anche essere, non so, merito mio, forse, perché sono stata la sua insegnante di latino e greco. E mi ricordo che quando sono andata ad insegnare, diciamo, latino e greco al liceo dopo tanti anni di ginnasio, ero sempre un po' emozionata. Sapete com'è questo quando si passa da una situazione ad un'altra. Eppure la prima classe che ho incontrato è stata la classe di Dario. Io ho trovato ragazzi bravi, intelligenti, comprensivi, validi. Dario era uno di essi. Dario era bravo, ma non solo in latino e greco, era bravo dappertutto, era disponibile, attento, comprensivo. Non lo so, non è piaggeria, non è adorazione, ma me lo ricordo così, sempre molto vicino. E questo veramente è un onore per me essere qui e vederlo in questa sede oggi. Ricordo che quell'anno ho partecipato pure al premio Bello, ti ricordo il premio Maurizio Bello, un premio che è stato istituito nel nostro liceo per ricordare un alunno tragicamente scomparso e richiedeva la stesura di un elaborato su un tema dato. E Dario ha vinto il premio, è stato ritenuto valido di avere un premio, perché già si notava la sua capacità nella scrittura. E bravo a 360 gradi, perché è laureato in legge, ma si interessa di comunicazione, scrive, è completo. E mi fa veramente molto piacere questo. Il libro non è un romanzo, ma si legge come romanzo, ve lo posso assicurare. L'argomento non è di facile approccio, per dire la verità, ma incuriosisce, ti richiede di andare avanti per vedere cosa dice dopo, è scorrevole, è di buona lettura, e quindi io penso che insomma, l'argomento interesserà tanti, anche se è un saggio, e si nota però molta competenza da parte sua, molta conoscenza. E non scrivere, non so scrivere, ha una competenza veramente notevole. Io a questo punto vorrei solo augurare a Dario di raggiungere i traguardi che si prefigge e di tornare sempre qui, con lo stesso entusiasmo, lo stesso spirito e l'affetto che tutti noi gli diamo, tutti noi gli ricambiamo di cuore veramente. Grazie. Buonasera a tutti. Teresa ha detto, parlando
ricordo in questo saggio molto doveroso, io direi, di Dario, che è un libro di facile lettura. In realtà io ho studiato molto questo libro, forse perché del mondo mediatico so poco, ho anche una certa difficoltà col computer. Però una volta entrata nel libro ho apprezzato tantissimo, ho visto un mondo che non conoscevo veramente e ho approfondito anche questi aspetti che lui presentava. Quindi ora io ho scritto degli appunti, cercherò di esporli in modo rapido, però per molte cose mi rivolgerò a Dario, perché ci sono delle cose che effettivamente vorrei che lui mi spiegasse. Intanto il saggio affronta questo argomento molto interessante che è il mondo del media, un mondo affascinante ma anche molto pericoloso. Io certe volte mi accorgo, e Dario mi ha spiegato che, leggendo il libro, che questi cookies sono, dico bene, sì, cookies, sono delle entità che spiano la nostra vita di addetti, insomma, addetti non va bene, di persone che ci avviciniamo al computer, utenti. E questi cookies spiano un po' le nostre abitudini, le nostre preferenze, le nostre scelte. E allora ho capito cosa vuol dire pubblicità, che appunto entra nella nostra vita, entra nella nostra realtà quotidiana. Quindi questo mi ha fatto capire perché io, cancellando le spam, me le ritrovo poi camuffate da lettere, proprio camuffate da lettere che mi chiedono di fare dei prestiti, di fare, perché è come se questi cookies mi spiassero a fondo. Allora, questo tema mediatico è anche, come dicevo, pericoloso. Lui affronta, Dario affronta questo argomento con originalità, con humor e con competenza notevole. L'operetta, il saggio, si articola in 5 capitoli e ognuno di questi capitoli affronta un aspetto del mondo mediatico. Sono degli articoli evidentemente raccolti in questo saggio. Intanto uno degli argomenti che mi ha appassionato di più, che mi ha coinvolto di più, è stato proprio questo della pubblicità comportamentale, o meglio personalizzata. Poi mi sono soffermata molto anche sul tema della pubblicità, perché poi è l'elemento fondamentale del saggio, della pubblicità religiosa, di questo pluralismo religioso che appunto deve essere un po' sottoposto, soggetto a una normativa. Dario dice che non esiste una precisa normativa in proposito, quindi si è un po' liberi di spaziare, chi ha i soldi può comprare anche una forma di proselitismo religioso. Questo è molto pericoloso, questo è l'aspetto che mi ha colpito di più. Talvolta la religione si incrocia, si intreccia con la politica, quindi interessante è il riferimento fatto alle elezioni e al confronto elettorale tra Obama e Romney, che appunto è stato anche in qualche modo condizionato, diciamo fra virgolette, da una scritta apparsa su un debus della località di Boca Raton, che appunto era piccola cittadina della Florida dove si sono svolte queste elezioni. Questo fatto mi ha molto colpita. Nel bus c'era questo tipo di scritta: niente neri, niente gay, contro i mormoni, cioè niente neri, niente gay, vergogna al mormonismo. Questo fatto, che intrecciava un po' religione e politica, andava a riferirsi alla figura di Romney, che è mormone, quindi colpendo il mormonismo nella sua apartheid, diciamo, nel fatto che isola neri e gay, veniva anche colpito il personaggio, e quindi Obama
trionfava, certo per altri motivi anche, ma questo è stato un elemento in cui religione e politica hanno avuto una sorta di intreccio. Questa è una cosa che veramente mi è sembrata molto importante. Altri aspetti che ho colto dalla lettura del libro, innanzitutto il fatto che la rete può avere una grande, notevolissima influenza sulla diffusione della, delle dottrine o delle preferenze religiose. In Italia la pubblicità religiosa è fatta dalla RAI con gli spot dell'8 per 1000, quindi la RAI diffonde queste caratteristiche, questi elementi. E anche un tipo di pubblicità religiosa è fatta dai testimoni di Geova, però non sulle reti della RAI, ma attraverso il DVD. Quindi a questo punto anche importante è vedere fino a che, come si può regolare questo mondo, quali le normative che dovranno senz'altro entrare in vigore per cercare di non dare troppo spazio a un credo religioso a danno di un altro, addirittura per evitare anche che una religione critichi l'altra, e qua insomma anche è molto delicato questo ambito. E Dario fa una domanda ad Oliviero Toscani, perché lo ritiene veramente un grande comunicatore, anche capace di approfondire, di dare una risposta adeguata a questo problema. Chiede infatti come mai questa pubblicità di tipo religioso possa circolare e come mai possa avere anche una così grande credibilità. E Oliviero Toscani dice che proprio in Italia è nata la pubblicità di tipo religioso, quando la Chiesa Cattolica ha anche dato ampio spazio, soprattutto si riferisce al Cinquecento, alle grandi opere, anche all'opera di Michelangelo, eccetera. Quindi questa pubblicità religiosa è nata anche attraverso l'immagine, ma l'immagine dei dipinti, l'immagine di questo tipo. Però poi farò spiegare meglio a lui cosa intendeva Oliviero Toscani, che poi è molto forte anche in certe espressioni e colpisce a fondo certe vedetà della Chiesa Cattolica. E altro aspetto importante è quello che in Italia abbiamo l'AGCOM che dovrebbe essere il garante di determinate situazioni, ma che raramente si è pronunciato in merito a questioni di tipo religioso. L'unica norma che dovrebbe bloccare questa quasi gara tra le varie fedi religiose è proprio il reato di vilipendio, e questo è un altro aspetto su cui poi vorrei che Dario ci dicesse qualcosa. Si sofferma inoltre Dario sul mondo dei videogame e dice che anche questi possono avere ripercussioni in campo religioso, dal momento che si trasformano una informazione in una meccanica recepita dal giocatore, però secondo le intenzioni dello sviluppatore, quindi dell'autore. E allora qualsiasi messaggio può essere veicolato, quindi anche il videogame può presentare queste particolarità. Anche qui Dario ci chiarirà questo concetto. Uno tra gli argomenti che mi ha colpito particolarmente è proprio l'uso dei social network e particolarmente di Twitter. E poi questa figura di Papa Benedetto XVI, grande teologo, che si iscrive a Twitter nel 2013. Quindi comincia anche lui a cinguettare, a entrare in questo mondo. Questa mi sembra la più grande forma di democrazia, perché in fondo un grande pontefice, un teologo eccezionale, entra nel mondo nella vita attraverso questo collegamento con i fedeli. Mi è sembrata una cosa veramente bella e anche molto commovente quando Dario parla dell'infosfera e del saluto in qualche modo del pontefice che rinuncia
al soglio pontificio. Quindi bellissima questo riferimento di Twitter, il mondo della rete, che poi è quello più democratico, perché Facebook invece è un po' meno, ma Twitter è democratico, non ha confini, è rapidissimo, insomma è un mondo, è pontefice che entra a parlare e fa riferimento, Dario, anche a una figura molto interessante. Infatti parlavo prima con Sergio Di Giacomo, che conosce questa persona, e dicevo dobbiamo invitarlo, deve parlare con noi, ed è esattamente padre Antonio Spadaro, che è un messinese. Allora abbiamo i messinesi che sono riusciti ad entrare nelle alte sfere, che sono personalità di valore, quello a cui noi teniamo moltissimo, che i nostri giovani possano arrivare in alto. E questo mi ha spinto proprio a leggere con tanto entusiasmo il libro di Dario, ma io lo faccio con tutti i giovani, perché sono convinta che bisogna trovare il meglio. E questo padre, Antonio Spadaro, messinese di Antirri, si è scritto, è il direttore della rivista Civiltà Cattolica, quindi è un personaggio di estrema importanza, e si è scritto per primo a Twitter nel 2007. Consapevole del fatto che Facebook è relazione, mentre Twitter è conoscenza. Quindi la rete consente alla Chiesa di parlare con la gente. Quindi la rete oggi è una bambina, dice Dario, deve avere delle regole, deve avere qualche freno, qualche piccolo confine, però è molto importante anche nel campo religioso questo incrocio con i media, che sarà sempre più affinato e approfondito, però darà l'opportunità a tutti, credenti e non, studiosi e semplici cittadini, di confrontarsi in questo mondo virtuale, che comunque ormai è indispensabile, ormai è un elemento a cui facciamo riferimento ogni giorno e che è entrato nella nostra vita. Prima con prepotenza, ora siamo vostri legati, non potremmo farne a meno. Grazie alla professoressa Balari e grazie alla professoressa Lisa Pulli per questo intervento molto, molto profondo, che ha messo in evidenza sia la personalità di Dario Morelli sia il contenuto del libro. Ma ora mi pare giusto lasciare la parola all'autore, il quale ci intratterrà sul perché, sui motivi che lo hanno spinto a cimentarsi con questo argomento molto molto difficile. Io facevo una considerazione poco fa, per noi che apparteniamo a un'era diversa dall'era dell'informatica, dalla multimedialità, sono degli argomenti piuttosto difficili anche da comprendere. Io stesso, che ritengo di avere una buona preparazione nel settore dell'informatica, leggendo il libro ho dovuto approfondire tanti piccoli argomenti, tante piccole cose, e sono dovuto andare a cercare il significato di tanti termini a me ancora non noti. Ora, grazie a Dario Morelli, so qualcosa in più e spero di poter sapere qualcosa in futuro in merito. Ora cediamo la parola a Dario. Grazie infinito, perché io sono senza parole, come è evidente, però è vero che non ho che grande capacità espressiva mi fa abbastanza ridere sentire chiamare autore, però sono abbastanza sicuro che non ci siano effettivamente parole per poter ringraziare tutte le persone che sono accorse qui e insomma l'ALSET e l'Associazione Amici del Morrigo e singolarmente le persone che sono accorse a parole per quello che hanno detto. A me per fortuna tocca il ruolo di ridimensionare quello che è stato detto fino a questo momento, prima di parlare del libro, che insomma è veramente non è una gran cosa, nel senso che è una raccolta di articoli e di riflessioni che erano durate nel tempo, ma è appunto non è un saggio scientifico, non è una riflessione di carattere accademico, è un libro per tutti, insomma auspicabilmente dovrebbe essere un libro per tutti. Prima di dire questo, visto che si è parlato diciamo un po' della mia storia, l'unica precisazione che devo fare è che l'unico merito che ho fatto delle straordinarie scuole, in particolare ho fatto una straordinaria liceo, e non lo dico per piaggeria, mi rendo conto che quello che sto per dire adesso può sembrare piaggeria, ma
sinceramente non mi importa di sembrare uno di quelle tarpiaggerie, perché sono trascorsi 10 anni da quando sono uscito dal liceo Maurigo e ci pensavo proprio quest'anno quando ci sono stati gli esami di... Faccio vedere tutto? Perché quando ci sono stati gli esami di maturità, è stata l'occasione per riflettere sul fatto che sono passati esattamente 10 anni da quando sono uscito dal liceo Maurigo. E di quell'esperienza che è stata rievocata, io ricordo 2 cose fondamentalmente. Ero rappresentante di istituto, ricordo che partecipavo ad una vita di istituto che all'epoca, come allora, come adesso credo, era sicuramente turbolenta. E ricordo che c'erano tensioni di vario tipo, c'erano l'occupazione anche all'epoca, una all'anno anche all'epoca, c'erano tensioni diverse da una parte e dall'altra, e approfitto proprio per dirlo adesso davanti a un pubblico. Io ricordo perfettamente che il Prete Grasso, in quel contesto, che vi assicuro aveva degli aneddoti deliranti. Io mi ricordo una volta una presidenza chiusa da dentro, e c'ero anch'io e altri che lei, e un corridoio totalmente pieno di persone che tentavano di abbattere la porta, e il professore Ghirelli, che possiamo pure citare, tentava di ripristinare la calma, ma non aveva gli strumenti antisommossa, e quindi poteva fare solo moral suasion. Ecco, io adesso lo posso dire serenamente, dopo 10 anni di questa esperienza, siccome faccio un lavoro, che è il lavoro dell'avvocato, che costantemente ha delle situazioni di tensione e costantemente ha delle situazioni di mediazione, mi capita spesso di ripensare a come si comportava il Preside Grasso in quelle circostanze, e come riusciva a mantenere una calma serafica e a mediare tra posizioni dalle quali nessuno sarebbe mai riuscito a mediare, perché stiamo parlando comunque di ragazzi 14 anni, in piena crisi ormonale, in pieno contesto di assoluta ribellione giovanile, e quello è un esempio che io tengo presente, e se può sembrare piaggeria, non lo è, ma se anche lo sembrasse non mi importa, è il piacere di dirglielo qui davanti a un pubblico di persone che hanno fatto la scuola, che so che hanno fatto la scuola, e hanno fatto nella migliore delle mie, perché io a scuola messinese, diciamo, di una... non sono esperto di scuola, neanche di scuola messinese, però la scuola è di una certa generazione, che credo sia la generazione della gran parte delle persone che sono qui presenti in questo momento, l'ho vissuta indirettamente per ragioni familiari, e ho vissuto giorno per giorno quello che veramente significa la scuola, e condivido qualunque opinione di qualunque persona dica che la scuola ha una rilevanza totale nella vita di una persona. Nella mia l'ho avuto tantissimo. E adesso faccio un altro discorso che quando l'ho sempre sentito spessissimo nella mia vita, ho sempre pensato fosse un discorso da vecchi, e lo faccio perché in realtà è un discorso vero. La formazione classica è stata una formazione di vita, cioè studiare i classici, studiare quella che è la cultura classica in quel contesto è stato per me fondamentale per quello che poi è venuto dopo. Il pensiero che faceva all'epoca, ma il greco, ma il greco me lo scorderò fra 5 minuti, ed è vero, l'ho scordato dopo 5 minuti, però poi ho fatto il traduttore, ho tradotto 3 libri, ed era la stessa dall'inglese, ma era la stessa identica cosa che mi insegnava la professoressa Grisa Fulli. Poi diciamo, la professoressa Dalatri, in realtà ci siamo scambiati il posto, perché quando sono uscito è entrato, lo conosco ad oggi, il piacere, l'onore, e la ringrazio per tutto quello che ha scritto e per tutto quello che ha detto, e il preside Miceli è una di quelle figure come dire, parafamiliari che si sono sempre accompagnate, insomma, alla mia vita. E quindi